Silvio Berlusconi è stato assolto. Ancora una volta, altra assoluzione dopo 6 anni di persecuzione, gli ultimi 6 di quello che ormai è un trentennio sotto assedio. L'assoluzione arriva dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby Ter. Lo hanno deciso i giudici della 7ª sezione penale del Tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Assoluzione totale. Il fatto non sussiste. La sentenza chiude un processo infinito in cui la Procura di Milano accusava il leader di Forza Italia di aver pagato a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby Bis sulle serate di Villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier si è sempre difeso parlando di generosità per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa. Ad assolvere Berlusconi e i 29 imputati sono stati i giudici della 7ª sezione penale di Milano. Assolta ovviamente anche Karima El Maraf, ovvero Ruby, la giovane marocchina all'origine di tutta questa odissea giudiziaria. E ancora, assolte le cosiddette Olgettine e altri ospiti delle serate di Arcore, tra cui la senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Carlo Rossella. Erano tutti accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, ma secondo il tribunale il fatto non sussiste. Per Barbara Guerra è anche stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di calunnia. Una disfatta totale per l'accusa e i PM di Milano. A caldo, ecco il commento del legale del Cavaliere, Federico Cecconi. Una soluzione con la formula più ampia e piena possibile. Non posso che esserne enormemente soddisfatto. 3 su 3, ha rimarcato. Auspicando poi che i PM non presentino ricorso contro una sentenza che appare nettissima. Quindi le parole di Matteo Salvini, felice per l'assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche, ha affermato il leader della Lega e vice premier. E ancora, Giorgia Meloni. L'assoluzione di Silvio Berlusconi è un'ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del governo un saluto affettuoso, ha affermato il premier. Poi le parole di Ruby, di Karima El Marug. Ruby è stata tutta un'invenzione. Il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo. E ancora, ho bisogno di tempo per assimilare. Sono contenta perché finalmente una parte di verità è venuta fuori.
Ruby, per inciso, ha anche stretto la mano al PM.